Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Buona Pasqua. Nel brano evangelico di oggi noi incontreremo tre personaggi. Sono tre persone che sono state coinvolte in un rapporto d'amore profondo con Gesù di Nazaret, non un'infatuazione passeggera come quella che ci viene descritta dal profeta Osea, con l'immagine della nube del mattino che appena sorge il sole scompare, oppure come la rugiada che all'alba svanisce. No. Il loro è stato un coinvolgimento profondo che ha cambiato la loro vita. Gli avevano dato la loro adesione perché avevano capito che si trattava di un uomo straordinario che avrebbe avuto successo. Eppure la sua vita si era conclusa in un modo drammatico, era stato giustiziato dai detentori del potere politico e religioso. La fine ingloriosa di Gesù di Nazaret ha certamente toccato in modo diverso coloro che lo avevano conosciuto, perché il rapporto con lui non era stato lo stesso. In Galilea e a Gerusalemme erano molte le persone che lo avevano ammirato per la sua rettitudine, per i gesti d'amore che lui compiva, per il messaggio morale sublime che aveva annunciato. E costoro sono certamente rimasti molto addolorati per la sua morte. Ammiravano Gesù di Nazaret, ma l'ammirazione è ben diversa dall'innamoramento. E solo un gruppo di discepoli e di discepole si era realmente innamorato di lui, al punto da giocarsi la vita sulla sua proposta. E sono tre di costoro che ci vengono presentati nel brano evangelico di oggi. Non è difficile immaginare l'interrogativo che hanno nel cuore. Sono innamorati. E si chiedono: il rapporto d'amore così profondo che abbiamo coltivato con Gesù è finito per sempre? L'amore può essere cancellato dalla morte? Nel brano che abbiamo letto abbiamo già sentito per tre volte ricorrere la parola sepolcro e la sentiremo per altre quattro volte in questo brano. In greco sepolcro è mnemeion, che è lo stesso termine che significa ricordo. Sepolcro è un ricordo. Si va al sepolcro e inevitabilmente ci si pone un interrogativo sulla persona che ci ha lasciato. Che cosa rimane di questa persona, dell'amore che ci ha legato a lei? Solo il ricordo? Ecco, questo sepolcro che domina la scena è in primo piano perché è a questo sepolcro che si daranno convegno questi tre personaggi che vengono citati nel Vangelo di oggi, e noi siamo chiamati a confrontarci con loro per verificare se il nostro amore per Gesù di Nazaret è come il loro. Se il nostro amore è come il loro, se lo amiamo realmente, non possiamo non porci il loro stesso interrogativo e non chiederci: dove è finito Gesù di Nazaret? Mi interessa sapere se lui è vivo o se è morto per sempre. Ci confronteremo con loro. Il primo personaggio che entra in scena è la Maddalena, una donna che è stata curata da Gesù.
e viene al sepolcro all'alba, essendoci ancora tenebra. Pare una contraddizione, è l'alba ma c'è ancora tenebra, è una tenebra che ha un significato simbolico, quella che ha avvolto la terra quando Giuda è uscito dal cenacolo. Lo nota l'Evangelista Giovanni, che quando Giuda esce per consegnare Gesù era buio, era tenebra. Di questa lotta fra la luce e la tenebra del mondo l'Evangelista Giovanni ne parla fin dall'inizio del suo Vangelo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, splende nelle tenebre, ma le tenebre non sono riuscite a sopraffarla. E poi, parlando con Nicodemo, Gesù dice: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre perché le loro opere erano malvagie. E poi Gesù dirà di se stesso: io sono la luce del mondo. Lui è la vita del mondo. Allora, eccolo il significato di quelle tenebre che avvolgono ancora il mondo all'alba del giorno di Pasqua. La tenebra ha un significato simbolico qui, è il simbolo, il segno della vittoria apparente della morte sulla vita. Rappresenta anche il buio interiore del cuore della Maddalena e l'interrogativo che la inquieta: perché deve finire un rapporto d'amore? Ecco, nel mattino di Pasqua questo buio comincia a dissolversi e sorge una luce che permette di vedere, si comincia a vedere. Difatti il verbo più importante di questo brano è proprio questo: vedere. Cosa vedono al sepolcro questi tre personaggi? Noteremo, in italiano c'è solo un verbo che è vedere, ma in greco noi ne troveremo tre di verbi e hanno un significato diverso. Noi noteremo le varie sfumature di questa visione che hanno al sepolcro questi tre personaggi. La Maddalena cosa vede? Il verbo che viene impiegato è blepo, vedere, guardare, osservare. Giunge al sepolcro e vede con lo sguardo materiale quello che vedono tutti, vede il verificabile. La pietra è stata tolta dal sepolcro. Ricordiamo, è una pietra che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, e Gesù aveva detto: togliete quella pietra, davanti al sepolcro di Lazzaro. E qui la Maddalena, quando arriva al sepolcro, vede, verifica un fatto storico: la pietra è stata rivoltata. Qualcuno l'ha tolta, qualcuno ha spalancato il sepolcro, ma la Maddalena non sa chi. Questo è il fatto concreto. La lettura di questo fatto è molteplice. I nemici, gli oppositori di Gesù e dei discepoli non hanno mai negato questo fatto. La pietra del sepolcro era stata rimossa e il corpo di Gesù non c'era più. L'interpretazione di questo fatto è stata diversa. Tutto il racconto è messo in moto proprio da questa tomba che è vuota. Dentro dovrebbe esserci un cadavere, invece non c'è. Chi rappresenta questa Maddalena? È il discepolo. Discepolo, ma realmente innamorato di Cristo. È colui che ha unito la propria vita alla sua, che ha condiviso fino in fondo le scelte che lui ha fatto, che non si rassegna nel proprio intimo alla sua perdita. È quella discepola che dice: senza di lui la mia vita non ha senso, non posso fare a meno di lui.
Se noi non proviamo questa passione per Cristo, vuol dire che il nostro rapporto con Lui è qualcosa di molto superficiale, di molto marginale. Vuol dire che sono altre le persone, le cose che ci interessano realmente. Vi confido. Io penso che se Gesù, al quale ho legato la mia vita, se Lui non è vivo, la mia vita non ha senso. Questo vuol dire essere innamorati di Lui, non soltanto ammirarlo perché è stato un personaggio della storia certamente significativo che ha segnato la storia del mondo. Innamorarsi è un'altra cosa. Lo vediamo proprio in questa Maddalena che non può stare senza di Lui. Che cosa fa? Corre. Prima era tutto fermo durante il sabato. Adesso tutto comincia a muoversi. La Maddalena corre, poi vedremo tra poco. Pietro e l'altro discepolo si precipitano fuori e corrono al sepolcro. Corre e va da Simon Pietro e dall'altro discepolo che era amico di Gesù, quello che Gesù amava, e dice loro: hanno levato il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. L'amore per Cristo non è vissuto in modo individualistico, intimistico. La Maddalena ci dice che appartiene a una comunità e ricerca non da sola la risposta all'interrogativo sul senso della nostra vita. Lo cerca insieme con i fratelli. La Maddalena dà il suo contributo a questa ricerca e dice ai discepoli e ciò che ha materialmente visto. È la sua prima interpretazione, quello che tutti possono verificare, e tenta una sua spiegazione. L'hanno portato via. Poi la Maddalena esce di scena. Sentiamo adesso come reagisce Pietro alle parole della Maddalena. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Dopo la Maddalena compaiono altri due discepoli innamorati di Cristo. Primo lo conosciamo molto bene, Pietro. Il secondo è senza nome. La tradizione lo ha sempre identificato con l'evangelista Giovanni, il quale per umiltà non avrebbe messo il proprio nome, come il discepolo che Gesù amava, che Gesù prediligeva. Non c'è dubbio, l'evangelista Giovanni certamente corrisponde alla figura di questo discepolo amato, ma nel Vangelo dobbiamo lasciarlo così com'è, senza nome. È chiaro? Il progetto che c'ha l'evangelista vuole invitarci a mettere il nostro nome al posto di quel discepolo e confrontare il nostro innamoramento per Cristo con quello di questo discepolo che Gesù amava. Nel Vangelo secondo Giovanni compare sempre in qualche modo in rapporto con Pietro. Entra in scena anzitutto per primo. È uno dei due discepoli del Battista che, quando sentono il Maestro indicare Gesù come l'agnello di Dio, lo seguono. Gli chiedono dove dimora e stanno con lui tutta quella notte. Inizia per loro, dopo l'incontro con Cristo, un nuovo giorno, una nuova vita. Questo discepolo senza nome, quello che Gesù amava, arriva prima di Pietro. È colui che appena incontra Cristo subito si sente coinvolto in un rapporto d'amore. Poi questo discepolo non viene più ricordato fino all'ultima cena, quando Gesù dichiara che fra i dodici ce n'è uno che lo consegnerà,
Pietro non sa distinguere fra coloro che stanno dalla parte di Gesù e coloro invece che consegnano il Maestro, e chiede a questo discepolo che Gesù ama di riferirgli chi è colui che lo consegna. Non sa distinguere Pietro. Il discepolo che Gesù ama invece riconosce immediatamente chi sta dalla parte del Maestro e chi invece è contro l'uomo nuovo, il mondo nuovo. Poi durante la passione, questo discepolo ha il coraggio di seguire il Maestro nella casa del sommo sacerdote. Anche Pietro tenta di seguire il Maestro, ma poi lo rinnega. Il discepolo che Gesù ama invece ha il coraggio di essere presente non quando tutti applaudono il Maestro, ma quando comincia a essere osteggiato. È un messaggio molto attuale per noi oggi. Chi è innamorato di Cristo, anche quando il Maestro non è più applaudito, rimane sempre fedele a questo amore. E poi sul Calvario. Pietro non c'è più. C'è il discepolo che Gesù amava. Qui non è Giovanni. Giovanni è scappato con tutti gli altri, ci dicono gli evangelisti, al Calvario, al dono totale della vita, quindi alla realizzazione piena della proposta di uomo che ci fa Gesù di Nazareth, colui che dona la vita per amore, arriva soltanto il discepolo che Gesù ama. E poi viene il brano di oggi, in cui questo discepolo che Gesù ama arriva prima di Pietro al sepolcro. È l'immagine dell'incontenibile passione d'amore che lo muove. Poi sul lago di Tiberiade è ancora questo discepolo che riconosce il risorto prima di Pietro e dice a Pietro: quell'uomo che è comparso là sulla riva è il Signore. E infine, quando il risorto dice a Pietro: seguimi, e Pietro è indeciso e guarda questo discepolo che Gesù ama, perché sa che è su questo discepolo che anche lui deve modellare il proprio rapporto con il Signore. E chi rappresenta allora è il discepolo autentico che ci viene presentato qui. Veniamo adesso al racconto del brano evangelico di oggi. Che cosa fa questo discepolo che Gesù ama quando giunge là al sepolcro? Si china e osserva. Di nuovo torna questo verbo che è lo stesso che è stato impiegato per la Maddalena. Osserva con lo sguardo materiale, vede quello che ha visto anche la Maddalena, nulla più. Vide i lini che giacevano, ma non entrò. Per comprendere come erano fatti questi sepolcri del tempo di Gesù, mi viene indicato quello della regina di Adiabene. È proprio l'ingresso di questa tomba che è contemporanea al sepolcro di Gesù. All'interno c'erano due tipi di loculi, uno chiamato di Kukim, che erano come i nostri loculi di oggi. L'altro che ci interessa di più è quello ad arco solio, perché Gesù è stato collocato proprio in un loculo come quello, è stato adagiato lì. Cosa ha visto questo discepolo che Gesù amava? Ha visto ciò che ha osservato anche la Maddalena, difatti è lo stesso verbo che viene impiegato. Ha visto un lenzuolo funebre. Non erano bende come quelle che venivano impiegate per le mummie egiziane, no. Gli ebrei erano soliti avvolgere in un lenzuolo che era lungo circa 4 metri e largo 1. Questo lenzuolo veniva poi piegato sopra la persona e c'erano 3 bende che servivano per fissare al corpo questo lenzuolo. Una benda veniva legata attorno al collo, l'altra alla vita, la terza
alle caviglie. Era così che loro erano soliti seppellire. Dice il testo che questo discepolo ha visto questo lenzuolo, il verbo greco è keimena. Keimai significa sgonfio. Prima, quando c'era il corpo, questo lenzuolo era gonfio. Adesso aveva la stessa forma, ma si era come sgonfiato, afflosciato. Tutto era nella stessa posizione, soltanto che il cadavere non c'era più. Le tele erano scese. Questo discepolo che Gesù ama è colui che comincia a riconoscere in quelle tele il talamo dello sposo, della persona amata. E se noi andiamo a vedere nel Vangelo secondo Giovanni, questo lenzuolo è ancora profumato degli aromi dello sposalizio che erano stati collocati da Nicodemo e da Giuseppe d'Arimatea. Avevano portato una mistura di mirra e di aloe, 100 libbre, 33 chili di profumi, una enormità. E il significato è teologico molto importante. L'Evangelista ci dice che adesso questi discepoli innamorati di Cristo hanno riconosciuto in Gesù lo sposo che ha donato la vita, ha amato tanto da donare tutto se stesso. Eccolo il significato di quel profumo che i discepoli hanno versato su quelle tele. Ha visto quindi questo discepolo i segni della morte. Adesso è bella questa figura della Chiesa. Il discepolo non entra e aspetta che giunga anche Pietro. La nostra Chiesa è nata diversa. E la sfida è proprio quella di tenere insieme persone tanto diverse. Qualcuno corre di più. Qualcuno è più innamorato e arriva prima. Gli altri arrivano dopo, ma sanno aspettarsi e rispettarsi. Questo discepolo che arriva prima attende Pietro. Lui ha voluto arrivare prima a trovare la risposta al loro interrogativo: dov'è la persona che amiamo? Ed ecco infatti adesso che arriva anche Pietro. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e cominciò a credere. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Al sepolcro adesso giunge anche Pietro, seguendo questo discepolo innamorato di Cristo, e contempla i lini giacenti, cioè quel lenzuolo che si era come sgonfiato. Però il verbo che viene impiegato non è più bleppo, osservare quello che vedono tutti. È un verbo che significa contemplare, e cioè guardare con stupore, riflettere su ciò che tutti osservano. Cioè Pietro lascia che affiorino i ricordi di quei 3 anni trascorsi con Gesù, le parole che ha udito. Comincia a vedere qualcosa che va al di là del materiale, al di là del verificabile. Comincia a entrare in gioco l'amore che lo ha coinvolto con Cristo, ed è questo amore che comincia a farlo penetrare nel mistero. Non vede solo i lini giacenti, ma il sudario che era sulla testa,
che non giaceva accanto ai lini, ma separato, avvolto in un determinato luogo. Che cos'era questo sudario? Era il fazzoletto che veniva avvolto attorno al capo del defunto per mantenere chiusa la bocca. Era ripiegato, il verbo greco è entulisso, che può significare avvolto, come attorcigliato. E questo sudario non era afflosciato come il telo di lino, ma era come se avesse conservato la forma del capo di Gesù. E forse a questo punto i due discepoli cominciano ad avere l'intuizione che viene formulata da Giovanni Crisostomo, il quale dice che se fosse stato portato via dai ladri il corpo di Gesù, non lo avrebbero spogliato prima di rubarlo, non si sarebbero presi il disturbo di rimuovere e arrotolare il sudario e metterlo in un luogo a parte ben in ordine. E a questo punto entra in scena di nuovo il discepolo che Gesù amava. Anche lui entra nel sepolcro dopo di Pietro e dice il testo: vide e cominciò a credere. E qui c'è il terzo verbo, vedere, orao, che è un vedere che va al di là del verificabile. È il guardare dentro nel mistero, lo sguardo che va al di là di ciò che verificano i sensi. Il discepolo amato comincia a credere. È l'inizio del suo cammino verso la fede. Di fronte ai segni della morte comincia a percepire la vittoria della vita. La tomba vuota, il lenzuolo, il sudario ripiegato pongono degli interrogativi, ma non costringono a vedere, non sono prove della risurrezione, sono segni ambigui che possono essere letti in un modo molto diverso. Il cammino della fede, ci dice l'Evangelista Giovanni, deve passare attraverso questi tre modi di vedere per essere autentica. Parte dal verificabile, poi riflette su ciò che ha visto, ma l'ultimo passo non è dettato dalla razionalità, non può esserlo, ma è indicato dalla ragionevolezza e dall'amore. La fede vera non rinnega mai la razionalità, altrimenti sarebbe creduloneria, ma va oltre la razionalità. L'amore non si limita al razionale, fa un passo avanti. È per questo che la fede non può essere imposta. È per questo che alla fede si giunge in modi, in tempi diversi, perché entra in gioco l'amore. Difatti, notiamo che il discepolo amato non cerca di convincere Pietro di quello in cui lui ha cominciato a credere, ma sta zitto, perché la fede ha una dimensione molto personale. Il discepolo legge le cose con gli occhi dell'amore. Questi tre personaggi rappresentano le varie anime della comunità cristiana. In modi diversi, ognuno dà il suo contributo alla scoperta dell'evento pasquale. Tutti portano avanti un'appassionata ricerca della fede, si dibattono in dubbi, hanno intuizioni diverse, ma rimangono uniti e non appena uno scorge una luce, la riferisce anche ai fratelli. Pietro è il discepolo lento, impacciato, che arriva sempre dopo gli altri a capire i segni e a udire la voce del Signore, a riconoscere il risorto. Rappresenta i discepoli che amano il Signore, ma sono intralciati dalla loro incomprensione delle scritture e dal loro attaccamento alle idee tradizionali, alle
proprie convinzioni. Il discepolo amato è passionalmente innamorato ed è sensibile, sa passare dai segni alla realtà, rappresenta quella parte della comunità che è guidata dall'amore e arriva presto alla fede nel risorto, e questa fede trasforma anche la sua vita. Dei tre è Maria di Magdala la prima ad avere la visione nitida del risorto, e la ragione è che amava Gesù più degli altri due. Sarà lei che correrà ad annunciare a tutti ciò che il suo amore le ha fatto scoprire. Ho visto il Signore, e c'è qui in greco eorakaton kurion, il verbo orao, che è il verbo che va al di là della razionalità, non rinnega la razionalità, ma va oltre, è ciò che l'amore le fa comprendere. La Maddalena non dice che ha visto Gesù, ha visto il Signore. Non lo ha visto tornare in questo mondo, lo ha visto risorto nel mondo di Dio, con lo sguardo che soltanto l'amore può dare. Auguro a tutti una buona Pasqua.